Potente, poi ragazzi, qua Max ed oggi, oh my god, oggi sono da sole, sono qui ragazzi. Dopo un macello di tempo che non vi portavo a un video di FIFA, appunto a presentarvi uno squad builder. Ma uno squad builder che ha veramente un qualcosa di fantastico. Per iniziare però vi volevo dire un paio di cose. La prima è che come sempre vi volevo ricordare per stare da onefifa.com se siete interessati a un pack di FIFA. E mi raccomando, utilizzate il codice Axel con 2 come discount code. Come seconda cosa vi volevo ricordare di andare a vedere il video uscito il 31 dicembre, che è appunto un video a cui tengo un macello, che però non ha riscosso il successo aspettato, appunto perché l'ho caricato in giorni abbastanza ambigui, nella quale le persone non erano a casa e appunto non potevano vedere questo video. Quindi mi raccomando, andate a vederlo. E detto questo ragazzi, partiamo con questo squad builder, che è uno squad builder nella quale vi presenterò quella che secondo me è la squadra più buggata ed economica di tutto il gioco, ma anche forte, cioè del tipo questa è la fusione delle fusioni, è il cosiddetto Dulcis in fundo credo. Dunque partiamo subito. E ragazzi, mamma mia cosa non è questa squadra. Innanzitutto abbiamo apportato una modifica fondamentale dagli altri squad builder, il modulo. Infatti non c'è più il 4-2-2-2-2-2-2-2-2, poiché mi ero un po' stufato di utilizzarlo, bensì c'è il 4-3-1-2, modulo che ho scoperto da poco ma che mi è piaciuto dall'inizio un macello. Ma andiamo a vedere questa squadra. In porta utilizziamo Art pagato solamente 3000 crediti, portiere fantastico, ha dei riflessi della Madonna ed ha un rinvio eccezionale, del tipo che a volte fa dei passaggi meglio di chiunque altro. Quindi Art lo straconsiglio. In difesa, vabbè, in difesa abbiamo il solito Kael che è un muro, e poi il Toro Zuma. Il Toro Zuma che ho pagato la bellezza di 5600 crediti, che è un fenomeno. Cioè, è giovane poiché è 94, ma non c'entra niente. Però comunque è un argento non raro, che ha 74 di velocità, 74 difesa e 79 colpo di testa, quindi fenomenale. Come terzino sinistro utilizzo Bedimo. Bedimo che è una freccia, è altro che freccia rossa. Lui è la freccia nera del Lione, è veramente un qualcosa di eccezionale. Poi vabbè, come terzino destro utilizziamo Mario Fernandez, terzino mio preferito, che si trova sempre al posto giusto nel momento giusto. Come primo dei tre centrocampisti utilizzo Obi Mikel. Obi Mikel che, come ho già detto più volte, è un fenomeno. In 10 partite mi ha fatto solamente un assist, ma vi posso assicurare che è veramente un giocatore fondamentale per queste squadre. Cioè è fortissimo, se la trascina sulle spalle carica la squadra, anche se non c'entra niente. Però vi posso assicurare che è un bestione. Come altro centrocampista utilizzo Mwemba, che ragazzi è illegale, ma veramente è un argento raro che ho pagato veramente poco, perché infatti l'ho pagato 1700 crediti, ma che ne vale anche 17.000, perché infatti in 10 partite mi ha fatto 3 gol e 2 assist. Ma è fantastico perché voi lo volete in quel momento, in quel posto, lui è lì ad aspettarvi, quindi forte pure lui. Infine utilizzo Natko, che è un centrocampista abbastanza particolare, perché poiché l'ho trovato nella squadra iniziale, poi l'ho ricomprato poiché mi sarà fatto male, e dopo averlo ricomprato è diventato un bestione pauroso. In 9 partite mi ha fatto un gol e 3 assist, ma anche lui stessa cosa di Mwemba, è buggato e costa veramente poco. Ma passiamo all'attacco, poiché infatti come centrocampista offensivo centrale c'è il poeta di questa squadra, Musa. Canta mio Musa, c'è ragazzi, 10 partite, 9 gol e 6 assist e 4 stelle di mossa abilità, è un qualcosa di indescrivibile. Ma passiamo un attimo ai due attaccanti. Da una parte troviamo Alexandre Lacazette, pagato solamente 2300 crediti, in 10 partite mi ha fatto 14 gol e 7 assist. Ragazzi, è fantastico, se poi supportato da questo meno nero. Seydou Doumbia, pagato 2600 crediti, 10 partite, 12 gol e 9 assist, 4 stelle di piede debole, 4 stelle di mossa abilità. E ragazzi, questa qua è la squadra, 100 d'intesa, squadra fantastica, mi raccomando, provatela perché è eccezionale, ma io so che voi siete un po' increduli, so che voi volete vederla all'opera questa squadra. E ragazzi, eccoci qua, andiamo a vedere la squadra, 81 di valutazione, 100 d'intesa, 4-3-2-1, che mi sembra abbastanza buggato, ma a noi non ci interessa perché noi andremo a vincere. È il Obi Mikel che recupera già pallone, come lo mettiamo? E il Doumbia che ne scarta già uno, che tipo va a far già gol, 1-0 al terzo minuto. Incredibile, incredibile. Bella palla ripresona. Musa, Musa, canta mio Musa, guardate già la casetta. La casetta che è un po' indeciso, rientra sul destro e la spara in rete. Al settimo minuto, quanto siamo già, ragazzi, siamo già 2-0.
Madonna, l'interventore di non so chi. E ora ne possiamo ripartire, no? Dio caro, non mi fanno fare una! Signori Fernandez! Ottima palla per Dumbia, che solo davanti al portiere finalizza 3-0. Ragazzi, vi posso assicurare che questa squadra, cioè, è qualcosa di fantastico. Così. Ottimo, direi. Madonna, la casette! Pallonetto e c'è il gol! 4-1. Buono. E ragazzi, prima partita finita, abbiamo vinto 4-1. Dato che so che voi siete un po' diffidenti, direi di andarne a fare subito un'altra e di andare ovviamente a vincerla. E ragazzi, secondo ed ultimo sfidante di oggi, mi sa che abbiamo contro... Oh mio Dio, che squadra! 4-3-2-1. Madonna, 4 in forma, bel Neymar. Aia, questa è dura. Questa è dura, sì. Ah, è passato in mezzo, che bucio de culo. Dai Art, fammelo sto miracolo, orco Giuda. 1-0 per lui. Ma fa niente. Facciamoli sentire la presenza. Musa, solo contro il portiere, finalizza. 1-1, questa partita è nostra. E andiamo a prendercela. Bravo Dumbia. Ehi, calcio di rigore. Esatto. Vediamo il nostro Mvuemba, che la piazzerà sulla destra del portiere. Ci portiamo in vantaggio. 2-1. Sì, l'abbiamo buttata via, ma c'è il nostro Natko che l'ha presa. Adesso Dumbia che vede. Mamma mia, troppo facile. 3-1. Buono. 45esimo, easy. Bravo, cos'è? Musa! Madonna, che gol ha fatto Musa! 4-1 al 53esimo iniziato. La casetta tiene palla. Passa in mezzo a due avversari. La casetta li scarta tutti. Si diverte! Li prende quasi in giro! 5-1! Ragazzi, vi posso assicurare, provatela e lasciate un bel mi piace, perché ne sarete soddisfattissimi. E addirittura uno con una squadra da 2 milioni di crediti quitta. Quindi ragazzi, detto questo, il video è terminato. Spero che la squadra vi sia piaciuta. Mi raccomando, lasciate per favore un bel mi piace. E se non l'avete ancora fatto, andate a vedere il video che ho fatto appunto con Marco Sinci e Carminove, che è uscito il 31 dicembre. E quindi detto questo, mi raccomando, fate tutto quel che vi ho appena detto. Passate da onefifa.com se siete interessati a un bel che di FIFA. E detto questo, come ho già detto 6 volte, io vi saluto e vi dico potente a palestra nel prossimo video. Ciao a tutti!